torniamo alla musica, ossia lui, Red Ronnie. Ci sei? Ciao Ether. Un parto! Loro non hanno idea quelle che noi abbiamo fatto per fare questo collegamento a Heather Parisi TV. No, però sono così felice di averti qui a Heather Parisi Live. Come stai? Io sto bene, anche se sai, in Italia stiamo vivendo una situazione molto strana, molto particolare. Sì, quello ci parleremo durante questa... Sto bene, sto facendo quello che amo, sto facendo solo internet, come fai tu. Okay, sì. Il canale Red Ronnie TV, come c'è Heather Parisi TV, e poi dopo vado anche su YouTube, Facebook come te. Io do spazio alla musica, do spazio soprattutto alle nuove generazioni, perché la cosa più strana, Ether, è che nonostante ormai la musica sia bistrattata, le case discografiche corrono dietro soltanto ai talent o alla trap, eccetera, c'è una generazione di nuovi artisti, che soprattutto donne, soprattutto il mondo delle cantautrici è fantastico, che creano una musica strepitosa. E io do spazio a tutti questi artisti, prima sul mio canale Telegram postano i video, poi li seleziono, poi faccio una diretta We Have a Dream e poi il premiato circolante del Barone Rosso Live. E tu invece, tu sei scappata via dall'America, sei scappata via dall'Italia, sei andata a Hong Kong. No, non sono scappata via dall'America, sono andata via dall'America. Non sono scappata via dall'Italia, sono andata via dall'Italia. E sì, sono qui a Hong Kong, ma io vorrei parlarti di un paio di cose. Allora, quando sono arrivata in Italia negli anni 80, quando si parlava di musica, di radio, di concerti, ricordo che il nome che veniva sempre fuori era Red Ronnie. Però le nostre strade artistiche non si sono mai incrociate. Secondo te perché? No, credo soltanto in un programma. Beh, perché tu... Cioè, mentre tutti parlavano di Red Ronnie per la musica, tutti parlavano di Heather Parisi, che era con Adriano Celentano e che doveva improvvisare, perché stare vicino ad Adriano Celentano in Fantastico era una roba che io ti vedevo, siccome conoscendo la TV, vedevo tu che facevi i salti mortali per capire dove volesse andare, che cosa volesse fare, e quindi credo che quella sia stata la scuola più importante. Vabbè, è una scuola stupenda, perché io venivo dalla scuola di Baudo, che era la professionalità. E quando è arrivato Adriano, che è sempre professionalità, era un modo un po' più estroso, perché il venerdì sera si faceva una prova generale e poi sabato in onda totalmente un'altra cosa. Sì, di fatto. Vabbè, non siamo qui per... Com'è? Mi ricordo che gli ha messo un tutorial vicino, che era quell'autore, per ricordargli le cose che doveva fare. Comunque sì, guarda Ether, per dire gli anni 80 sono stati anni magici. Perché? Perché io feci un programma che si chiamava Bandiera Gialla, che ebbe successo con gli anni 60, per la prima volta portai gli artisti degli anni 60. Dopodiché feci Bebop a Lula, che era un programma dove dentro ci mettevo di tutto, ci mettevo il punk, ci mettevo cose strane, e avevo la totale libertà di fare questo. E per me sono stati anni importanti, perché nella totale libertà poi sono approdato alla Domenica In di Raffaella Carrà con Pinky, dove ho portato addirittura John Lydon, che era il re del punk, Johnny Rotten con i Sex Pistols, un'intervista con Bowie, eccetera. E poi dopo avevo un mio modo di fare, che era molto rispettoso delle persone che intervistavo, e questo faceva sì che avessi la credibilità, perché loro, soprattutto gli inglesi, che i giornalisti inglesi erano molto stronzi, ci andavano lì per metterti in buca. Invece quando venivano da me, sempre tranquilli, si lasciavano andare. E quindi ho avuto, che ne so, ad esempio David Bowie chiedeva di essere intervistato da me. È stato un periodo magico. Dopodiché, alla fine degli anni Ottanta, la televisione è diventata una televisione urlata e non mi stava più bene, e sono andato via a Video Music, ho fatto Roxy Bar, anche lì sono stati 10 anni molto belli, 9 anni molto belli, dove addirittura ho vinto 3 Telegatti battendo Sanremo, quindi è stata una cosa bella. Dopodiché ho fatto internet, come stai facendo tu. Questa è in sintesi, in un minuto, quello che ho fatto in TV. Ok, guarda, ho capito anche che non hai peli sulla lingua, e mi pare di ricordare sento. Che... Non mi senti? Ti sto sentendo, Ether. Non mi senti adesso? Non ti sento. Oh, non mi sente. Non mi senti perché questo qui... questa è la bella della diretta.
Non mi sente perché è caduta la linea, perché abbiamo avuto dei grossissimi problemi con... Non ti sento, Ether. Adesso mi senti? Adesso sì. Mi senti adesso? Sì, okay. Adesso sì. Allora, devo tenere qua perché sennò... Stavo bene che stavo dicendo che ho capito che non hai peli sulla lingua e mi pare di ricordare che tu sia sempre stato anche un po' ribelle come lo sono io. Ribelle nel senso di scomodo, perché hai difeso il mondo operaio negli anni 70, hai difeso Cuba, hai difeso Muccioli. Battaglie difficili? Sì. Erano difficili? Sì, con una differenza che io ho sempre fatto questo, tu per me sei stata una rivelazione. Quando improvvisamente la ballerina Ether Parisi fa delle dichiarazioni di una lucidità pazzesca, io ho detto ma cosa è successo Ether? Cosa sta mangiando Hong Kong? Perché sei diventata improvvisamente un opinion leader, tu che hai fatto sempre programmi chiaramente dove c'erano gli autori, dove sta parlando di adesso, giusto? Sì, sto parlando di adesso. Ultimamente e allora non mi meraviglia? Allora, io non mi meraviglia che anche in questo momento storico tu sia dalla parte più scomoda, quella che per intenderci la pensa diversamente sui vaccini e sulla pandemia. Ma io oggi non vorrei parlare degli argomenti tecnici del Covid. Io vorrei cercare di capire con te perché il mondo a cui entrambi apparteniamo, che è quello dello show business, è così diverso da quello di una volta. Ma è molto semplice, vedi? Allora, tu hai detto che io sono sempre stato scomodo. Nelle mie scelte io non ho mai pensato al consenso. Quando, ad esempio, io nel 1983 ho iniziato a difendere Vincenzo Muccioli, attenzione, tutto il mondo, soprattutto un mondo di radical chic, eccetera, erano per la droga libera. Non si rendevano conto dei disastri che io vedevo, non si rendevano conto dei genitori, compreso Bobby Solo, lo posso dire perché lui lo dice sempre, che viene da me e dice mio figlio, io non riesco, sta per morire, cosa devo fare? Sono riuscito a mandare Alain a San Patrignano e oggi Alain è padre di bambini, certo. È bellissimo, tutte le volte ricorda che io, andando a San Patrignano, gli ho salvato la vita. Io vedevo le persone che venivano salvate. Io avevo intervistato Enrico Maria Salerno nel 1977 che aveva detto la droga, questo dramma di cui è vittima uno dei miei figlioli, ai quali ho cercato disperatamente di salvarlo, non c'è niente da fare, gli auguro una serena e dolce morte. Vedere Enrico Maria Salerno, un papà, che augura la morte a un figlio, una serena e dolce morte, è una roba drammatica. Sì. Quando io prendo e vado su per la prima volta a San Patrignano, dove so che c'è un santone, eccetera, no? In realtà scopro che lì c'è Nicola Salerno, il figlio di Enrico, vivo, salvato da Vincenzo Muccioli. Per me ha già vinto. In Schindler lì c'è scritto, dice, chi salva una vita salva il mondo. Quindi io ho cominciato a difendere Vincenzo Muccioli, chiaramente attirandomi le ire di tutti. Mi ricordo una volta in un convegno dove c'era D'Alema, e io dal palco gli ho detto, voi che volete i consensi, per dare i consensi dite che la droga deve essere libera, voi non vi rendete conto dei danni che fate. Quindi io ero scomodo lì, poi dopo ero scomodo quando sono diventato vegetariano, perché parlare nel 1990 di vegetarianesimo era una roba che dicevano che si è bevuto il cervello. Sono diventato scomodo quando improvvisamente ho detto che non avrei fatto pubblicità a prodotti dannosi alla salute. Mi ricordo una volta mi chiamò un Mediaset e mi chiese cosa volevo, quanti soldi volevo per fare una telepromozione in voto alla voce per le caramelle Dietorelle. E io dissi mandatemi l'analisi chimica delle caramelle Dietorelle. Dice scusa, ti abbiamo chiesto quanti soldi volete. No, l'analisi chimica. Perché? Perché se sono dannosi alla salute non le pubblicizzo. Questa ha messo giù, c'era un mio amico lì, ha detto Redronis si è bevuto il cervello. Però mi hanno mandato l'analisi chimica. Quindi allora... Dire di no a prodotti di carne, dire di no a prodotti latticini, dire di no ai prodotti dannosi alla salute, come alcol. Venne da me, mi ricordo, un prodotto alcolico che non dico, che disse Red Ronnie, noi abbiamo un problema, e qual è? Le ragazze in discoteca non bevono alcol. Dico, ah, un bel problema, cavolo, eh. Dice, però abbiamo scoperto da un'indagine che alle ragazze piace l'alcol colorato e dolce. Quindi gli abbiamo preparato degli alcol alla frutta e abbiamo bisogno di penetrare il mondo femminile e aveva bisogno del Roxy Bar. Io dissi di no. E dice, ma noi ti diamo un miliardo. E io dissi no. Questo non è solo che tu stai rinunciando al miliardo, tu stai rinunciando anche a tutte le agenzie di pubblicità che dicono Red Ronnie non bisogna portargli pubblicità perché è uno stronzo. Diventi uno stronzo. Perché se tu non accetti i soldi, cioè
in questo mondo diventi stronzo. Quindi le mie scelte sono sempre state, quando ho scelto Cuba è perché sono andato a Cuba. Scelte scomode? Sì. Allora ti chiedo, gli artisti si sono sempre distinti per portare avanti le battaglie più scomode, sono famosi per essere scomode, ma in queste battaglie gli artisti non ci sono, a meno pochissimi quelli che si sono esposti, ma perché il mondo degli artisti si è eclissato in questa battaglia per la libertà? Perché sono alla ricerca del consenso. Purtroppo, vedi, io sono amico di Nando Pagnoncelli della Ipsos, e lui mi dice che tutti i politici anche, cosa fanno? Tutti i politici vanno da lui e dicono: questa cosa che noi abbiamo in mente di fare ci porta consenso? Allora, la ricerca del consenso è il più grave errore che tu possa fare. Mi spiego meglio. Se tu e i tuoi bambini gli dici: questa sera volete insalata o cioccolata? Loro dicono cioccolata, e quindi tu gli dai cioccolata per avere il loro consenso, ma non fai il loro bene. Allora, tutti questi sono alla ricerca del consenso. Diciamo che i social hanno portato le persone a farsi tutti i selfie, no? E gli artisti girano così, no? Si fanno fotografare con tutto il pubblico dietro e dicono oggi grande successo, eccetera. Sono tutti alla ricerca del consenso. La ricerca del consenso prevede il fatto che tu non ti metta contro nessuno. Ad esempio, Pavarotti una volta mi disse: Baciccio, perché lui mi chiamava così, tu sbagli a dire che la carne fa male, perché il mio macellaio, che ha detto che era un tuo fan, ha detto che adesso non ti guarda più. Allora, questo fatto fa sì che tu crei una fattura, e quindi alla fine loro, gli artisti oggi, la domanda che io faccio è: dove sono gli artisti oggi? Guarda, ti dico i nomi di quelli che si salvano, che io so che si salvano. A livello internazionale Eric Clapton e Van Morrison. A livello italiano c'è Enrico Ruggeri, c'è Povia, c'è Vincenzo Incenzo, scrive le canzoni in cosa, e pochi altri, hai capito? Ma c'è Max Gazzè. Io vengo distrutto. No, tu, per dire quello tu che tu penso. Sei, cioè. Sì, ma tu, ma lo so come vieni attaccata, però vedi, il concetto è questo, che ciò che tu fai è inattaccabile, perché io ho visto i tuoi video, tu dai dei dati che sono inattaccabili, cioè le persone... gli esperti, anche in televisione adesso, quelle rare volte che mi capita di vedere, perché è fracere, gli esperti della televisione, no? Gli esperti, diciamo, del mainstream dicono: ma non puoi dire una roba di, ma è una corbelleria, ma non portano dei dati. Quando tu gli porti dei dati, sono inconfutabili. Quindi tu, Ether, la tua preparazione è quella che tu dai dei dati, e questo è importantissimo. Beh, io leggo tanto, Red, leggo. Vado a indagare, vado a ricercare, non sono qui a... Ma si vede. Io invece faccio il mio lavoro. Io invece faccio il mio lavoro, che fare le interviste. Quindi come nella musica io ho dato spazio, ho dato voce a chi non ce l'aveva, fin dall'inizio, agli emergenti. Questa è una domanda che ti farò dopo. Una tua ispirazione che hai detto. Che. E comunque oggi io... do voce a chi non ce l'ha, cioè mentre il mainstream ha gli esperti che sono, uno esperto di zanzare e oggi è un virologo famoso, un altro che non si capisce cos'è, un'altra che è una veterinaria, e qui ci sono i guru, io invece vado dai dottori che hanno salvato le persone a casa, le hanno guarite, non hanno mandato nessuno in ospedale, e faccio l'intervista a loro, chiaramente sono tutti sospesi, radiati, eccetera. Però non ci posso fare niente, ma sono loro che stanno salvando l'umanità, non il zanzarologo in TV che cambia idea ogni 3 secondi. Certo, ma scusa un attimo, una cosa sugli artisti. Non che ti sento, dicendo... Ether. Non mi sento, non ho mai fatto un collegamento così nella mia vita. Mi senti adesso? Sì. Questo è proprio il colmo, non sanno quello che abbiamo fatto, è stato veramente un parto. Guarda, pensi che molti artisti che apparivano ribelli e che oggi non lo sono più, fossero solo finti ribelli? No. Devo dire che le persone... No. Le persone cambiano nel corso della vita. Pochi mantengono le radici dove sono cresciuti. Se tu cresci nella ribellione, cresci nel cercare la verità,
e poi dopo cambi, significa che tu hai sradicato per convenienza e hai piantato le radici nel posto più comodo. Vedi, a un artista famoso, di cui non ti dico il nome, mi ha detto: allora io ho fatto tutto, ho fatto stadio, ho fatto tutto, adesso cosa faccio? Cosa faccio quest'anno? Quest'anno ho fatto tutto, adesso cosa faccio? Io ho detto: guarda che la vita è fatta di un cammino. A volte il cammino è in mezzo a tanta gente tutta attorno, no? L'audience, il pubblico, eccetera. Altre volte poi ti devi andare su una montagna dove ci sono i sentierini, ci sono anche un po' i rovi, per andare da un'altra parte. Certo. Il tuo cammino è quello. E lui mi ha detto, esatto, e lui ha detto: vacci tu sulla montagna, io voglio tutta la gente attorno. Quindi alla fine il successo diventa una droga. È una droga. La musica, guarda, la musica è conoscenza e cultura, e anche la danza è conoscenza e cultura, e progressismo, e libertà, e ideali. Mi sarei aspettata da questi mondi qualche sussulto di senso critico, invece pochissimi hanno fatto i grilli parlanti. Ti ho detto. Comodo. Hanno scelto nella vita hai sempre un bivio. C'è la strada più comoda, quella più lussuosa, quella con tutte le luci, è la strada più scomoda. Però nella vita le scelte più comode sono sempre quelle sbagliate. Io mi ricordo, l'ho capito una notte, una sera dovevo andare a vedere un concerto e fuori c'era la nebbia, io ero dentro il caldo, si stava così bene in casa, ma chi me lo fa fare di uscire? Certo. E ho detto, mi sono dato un colpo di reni, sono uscito, è stata una delle più belle sere della mia vita, ho incontrato gente fantastica, ho fatto un'intervista meravigliosa, e mentre tornavo indietro, sempre nella nebbia, ho detto, vedi, se stavo a casa, cosa facevo? Guardavo un po' di TV, lavoravo un po', facevo un articolo, ma mi perdevo tutto questo, e ho capito che la scelta più comoda non è mai quella giusta, mai. Guarda, mi ha colpito una frase che ti ho sentito dire recentemente, l'hai detto anche 3 minuti fa. Hai detto: ognuno ha un compito nella vita e lo deve fare al meglio. Io per anni nel mondo della musica ho dato spazio e voce a chi non ce l'aveva, e questo l'hai detto prima. Allora non credi che dovrebbe essere responsabilità di ciascun personaggio che ha visibilità pubblica, anche se si occupa di altro nella vita, di mettere in risalto le contraddizioni, dare voce a chi non ce l'ha? Guarda, nel 1989 io ho intervistato Little Steven. Little Steven oggi è diventato famoso, yes, perché ha fatto la serie dei Soprano. È venuto fantastico! Sì, Little Steven, ho fatto un balletto con lui, sì. Esatto, ha fatto una serie di anche Lillehammer, però allora lui aveva fatto Sun City contro l'apartheid in Sudafrica, aveva fatto una canzone Bitter Fruit contro le grandi compagnie di frutta americana che provocavano con la CIA colpi di Stato. E io gli dissi: ma serve fare questo? E lui ha detto: guarda, dice, oggi il potere economico ha comprato tutto, politici, e ha comprato i mezzi di informazione per mandare le notizie che vogliono loro. Se tu diventi famoso per una qualsiasi ragione, hai un buco in questo sistema che è l'imperfezione, cioè la gente ha bisogno di eroi, quindi loro sono costretti a dare spazio agli eroi, certo, nei mezzi di informazione che hanno comprato. Se tu diventi un eroe per qualsiasi motivo, hai il dovere di raccontare la verità. Allora, io sono nato e ho vissuto, perché noi siamo ciò che siamo vissuti da piccoli, lì c'è la nostra preparazione. Noi nasciamo che non sappiamo qual è la nostra missione o che cosa dobbiamo fare nella vita, però piano piano lo capiamo, siamo, come diceva Battiato, angeli immortali caduti nelle tenebre senza più memorie. Quindi noi non capiamo qual è il nostro dovere, cosa dobbiamo fare, però veniamo preparati a quello. Io sono stato abbandonato perché mi hanno messo in seminario, emarginato per un problema di salute perché avevo un soffio al cuore, quindi non potevo giocare a pallone, eccetera. E quindi tutta questa mia sofferenza da giovane, in seminario ero costretto ad assistere alla messa tutti i giorni, però da tutte queste esperienze ho capito quindi che cosa sono fatto. Nella vita sono andato in soccorso della solitudine e dell'abbandono, sono andato in soccorso della salute, dell'alimentazione, perché sono stato preparato. Lì hanno preparato la mia missione e io l'ho riconosciuta. Vedi, c'è un film
che è molto bello, che si chiama L'ufficiale gentiluomo, dove c'è Richard Gere che arriva tutto vestito di bianco a prendere la sua bella. Deborah Winger. Sulla moto. Ti ricordi Richard Gere, ma non ti ricordi di Deborah Winger? Ma a me sembra non fosse lei. Io credo fosse un'altra, credo fosse la cosa. Deborah Winger. Non credo, sai, vado a vedere. Ma credo fosse quella che ha fatto anche religione, prega, ama. Allora, comunque, al di là di quello, noi vediamo lui bello, vestito di bianco, che arriva sulla moto. E lei sta nella fabbrica. Esatto, però ci dimentichiamo che lui prima era nel fango, con l'istruttore che gli diceva avanti, fai! Perché? Sì. Perché per prepararsi a diventare bello, pulito, vestito di bianco, sulla moto, tutto bello figo, ti devi fare, scusa la parola, un mazzo così. Sì. Quindi alla fine la nostra preparazione serve a capire qual è il nostro compito, qual è la nostra missione. Questo io ho fatto. Ok, a me dicono se una ballerina pensa a ballare. Capita anche a te? Non che sei un ballerino. A me dicono è meglio che tu torni a fare il... No, non è l'ufficiale gentiluomo, quello con Richard. Richard G. Hai ragione. Hai ragione tu, Deborah Wing. Deborah Wing. Fred, talking about movies and cinema and actors and directors, I am laureata in cinema e TV series. Di tutto, veramente. When Ethel speak in English, we have to be silent, ok? Okay. Nel mondo attuale, nella società attuale, potrebbe nascere un altro Red Ronnie? No. No. Come non possono nascere, non perché, come non possono nascere altri, adesso uno dice che paragone, come non possono essere altri Beatles, come non possono essere altri Led Zeppelin, altri David Bowie, eccetera, perché il mondo attuale non permette a un ragazzo giovane di andare in televisione e avere la libertà di trasmettere ciò in cui lui crede. Quindi, in più, tutti questi ragazzi sono stati nati digitali. Cosa significa? Io sono nato analogico e sono diventato digitale. Significa che loro sono indottrinati da ciò che ricevono qui. Cosa ricevono da qui? Ricevono che la fama è una cosa importante. Bowie mi ha detto che è una cazzata, lui che ha parlato di heroes e di fame. Poi gli dicono che, seconda cosa, che puoi diventare famoso immediatamente. Senza lavorare, senza impegnarti, vai a fare un talent, dopo delle domande da farti sui talent, quello dopo, vai avanti. E ti dicono che è tutto facile, e ti dicono che tu devi diventare un influencer. Cosa vuoi fare da grandi? L'influencer, ma l'influencer di che cosa? Cioè, ti dicono, allora, la gente non sa che io, sono nato facendo interviste in inglese, con la radio, per la radio. Andavo a Londra, facevo interviste in inglese, tornavo con 2, 3, 5 ore di intervista. Andavo 2 o 3 sere alla settimana a casa di una madrelingua inglese per tradurre su cassetta tutte le interviste. Dopodiché con la macchina da scrivere, non col computer, battevo tutte le interviste. Typewriter, ci mettevo giorni. Old school, typewriter, got it. Typewriter, esatto, battevo le interviste, poi sceglievo le parti. Quando io portavo gli articoli e in più facevo le foto, ho imparato a fare foto, quindi io ero un bravissimo fotografo. Quindi io davo al giornale il servizio completo, foto e articolo. E il direttore diceva, ma questi Clash, ma chi so? Ma proprio solo tu li incontri, erano i Clash. Per dire, quindi io davo tutto. Quando portavo i giornali agli stranieri, loro leggevano, ci facevano tradurre, dice, ma è proprio quello che ho detto io. Certo, perché io riporto quello che hai detto. Quindi per arrivare ad essere Red Ronnie significa che fai anni nelle radio libere, anni di giornali, scrive le notti. Io lavoravo in banca, quindi uscivo alle 5 con la giacca a coso, buttavo giacca e camicia dietro, mi mettevo i jeans e andavo al concerto. Grande tornavo sacrificio. La notte, scrivevo l'articolo e alle 2 di notte andavo a letto. Il mattino dopo alle 8 e un quarto ero già in banca a dare i soldi alla gente senza dovermi sbagliare. Ma scusami, però Red bancario non me la sarei mai aspettato. Sì, ho imparato tante cose, sai. Ma no, Ether, ho imparato tante. No, ci credo. Sì, ti conosco Red, ti conosco, sei certo, seria, sì, sei oltre, però ma, bancario. Allora, ma perché io
Ma perché io ho avuto la libertà di fare il giornalista? Perché il pane lo prendevo da un'altra parte. Quando io andai a Sanremo e svelai tutti i trucchi del Festival di Sanremo, che dietro c'era TV Sorrisi e Canzoni, il direttore di TV Sorrisi e Canzoni, Gigi Visigna, chiamò il direttore della banca chiedendo il mio licenziamento. E il direttore della banca gli ha detto: ma scusi, è un bravo banchiere, ma che cavolo ce ne frega, noi c'è scritto... E quindi... Però io ho imparato molto. Perché ti spiego, psicologicamente, siccome io faccio interviste, no? Certo. Psicologicamente, Ether, tu c'è una cosa che confidi agli amici, eccetera, no? Puoi confidare le tue cose intime, se hai problemi col tuo uomo, se hai problemi con i figli, problemi, confessi tutto. C'è solo una roba che non confessi, quanti soldi hai in banca. Se tu ci fai caso, nessuno ti dice la realtà di quanti soldi ha in banca. Allora io, lavorando in banca, io so quanti soldi hai tu, perché sei mio cliente, quindi io so il tuo più grande segreto. Sapendo il tuo più grande segreto, tu mi confidi tutto. Quindi io, che già da allora parlavo, io ho imparato tante cose in banca, parlare con la gente, capire i problemi, aiutavo le persone. Hai capito? Certo. Senti, in questi ultimi 2 anni ci hanno insegnato, almeno hanno tentato di insegnare, che il contatto fisico umano è male. Niente abbracci, niente baci, social distancing, maschera. Se io penso alla danza, alla musica, e mi viene in mente che sono l'esatto contrario di tutto questo. Ma secondo te c'è futuro per la musica in una società che criminalizza il contatto fisico? C'è sempre un futuro, Ether, perché prima di tutto la musica non la puoi cancellare, la musica è un'emozione troppo forte. Hanno fatto di tutto per cancellarla, perché in Italia, non so se nel resto del mondo, impedivano di andare ai concerti, ai musei e a teatro. Quindi tutta l'arte veniva eliminata. Però potevi andare da altre parti a fare assembramenti, ok? Tu pensi all'assurdo che i negozi di dischi risultavano chiusi, però tu li puoi ordinare su Amazon. Perché loro vogliono portare tutto nei grandi. Su Amazon. Addirittura nelle robe come Media World, eccetera, no? Dove compravi elettrodomestici, computer, televisori, eccetera, la parte dei dischi era sigillata. Cioè tu non potevi prendere un disco. Cioè stanno facendo di tutto per uccidere la musica. Perché? Perché lo scopo è abbassare le difese immunitarie. Allora, la musica, il ballare, il contatto fisico alza le difese immunitarie, ti fa stare bene, invece tu devi stare male. Tutto è fatto sul terrore. Cioè, c'è una comunicazione pazzesca. Se tu ci pensi, no? Da dove arriva questo virus? Non da un maialino, da un gatto, no, da una roba di cui tu hai paura, dal pipistrello. Poi, da dove arriva la variante? Non da Dubai, dal Sudafrica, da dove arrivano tutti gli immigrati. E cioè, questa paura, questa roba, tutto è terrore. E il contatto fisico è la cosa più bella che c'è. Tu pensi che un bambino è stato espulso dalla scuola perché in un impeto ha abbracciato una compagna. Espulso. Are you joking? Cioè, ti devo dire una cosa, senza fare nomi ovviamente. E quando eravamo in giro con un gruppo di bambini italiani, cinesi, un gruppo di bambini mondiali, con le mamme, e non dimentico, questo è circa 6 mesi fa, non dimenticherò mai cosa è successo. Un bambino, stavo parlando con le mamme, noi avevamo le maschere giù, perché io sto parlando con una persona, non tengo una maschera, non me ne frega niente, io sto lì con la maschera giù. E stiamo parlando, e il bambino arriva e fa: mamma, mamma, no, ti prego, metti la maschera, non voglio che muori, non voglio che muori. Tutte le altre mamme ci guardiamo fra di noi, questa mamma si sbianca, dice: oh, non ti preoccupare, mona, vai via, vai a giocare con i tuoi amici. Quando se ne va, io non volevo fare la pesante, però ho detto: scusami, ma nasce già ipocondriaco? Cioè, i bambini hanno il terrore, perché sta... Il mondo, come hai detto tu, sta spingendo questo fear, you have to be scared, you have to be careful, you can't kiss, you can't hug, you can't do anything. È allucinante, scusi se ti ho interrotto, ma era una... Vedere questo bambino piccolo che dice: mamma, ti prego, non voglio che muori, I don't want you to die. Cioè, come si fa? Vengono abituati alla paura.
tutta la gente viene abituata alla paura. La paura è ciò che... Io mi ricordo, vedi, Ether, nel 1969, era il 12 dicembre, allora c'erano le contestazioni studentesche e, per la e gli operai erano contro gli studenti, perché gli operai dicevano ma voi fate bene, invece di imparare un mestiere, state a protestare. Per la prima volta hanno capito che gli studenti avevano ragione. E per la prima volta c'erano manifestazioni dove eravamo studenti e operai insieme, per la prima volta. È arrivata la notizia, mentre stavamo sfilando in via Indipendenza a Bologna, che c'era stata una bomba in piazza Fontana. Quindi... E immediatamente Andreotti ha detto, avete visto cosa sta succedendo? C'è il terrorismo, unitevi sotto l'ala della democrazia. Quindi poi hanno accusato un anarchico, hanno buttato giù dalla finestra Pinelli, hanno accusato Valpreda, poi alla fine si è scoperto che erano stati i servizi segreti. Perché? Perché per qualsiasi motivo tu voglia riprendere in mano la situazione e dominare, devi creare la paura. Sì. Il fatto di non avere paura è la cosa più incredibile, perché tu sei libero. La libertà significa non avere paura. Io sto facendo quello che so che è il mio dovere. Io sto facendo quello che so che alcuni la chiamano missione, quello che vuoi. Però questo è il mio dovere. Io non ho paura di niente. Un giorno potranno anche togliermi la vita, ma io terminerò questa vita terrena, siccome so che ce ne sono tante altre, avendo compiuto il mio compito fino alla fine. Bravo. Questo per me è importante. Senti, tu sei sempre stato appassionato di musica rock e alternativa. Io penso che gli anni che sono stati più prolifici per la musica rock e alternativa siano stati gli anni 70 e in qualche modo diverso gli anni 80. Sono la prima a essere consapevole che con l'andare avanti degli anni si guarda al passato, lo si vede sempre come il migliore, con un po' di nostalgia. Tu credi che la vena creativa della musica si sia esaurita dopo il 2000 o credi che anche oggi possono nascere artisti come Beatles, Pink Floyd, Bob Dylan, Janis Joplin, Battisti, Mina, allora, eccetera, allora, eccetera, eccetera? Sì. Certo, devo farti una correzione. Tu devi sapere che la creatività più grande per quanto riguarda la musica è sempre negli ultimi 3 anni di una decade. Dal 56 al 59 c'è la prima grande rivoluzione e c'è il rock and roll. Tutti Frutti, Little Richard, anche Elvis Presley, però molto più Chuck Berry, di Cochrane, eccetera. No? Sì. Anni 66-69 c'è tutta quella musica che è l'underground. Quindi dal 66 al 69 ci sono un sacco di. Nascono tutti i gruppi, Doors, Jimi Hendrix, Cream, la West Coast, il Flower Power, Peace and Love, eccetera. No? Dopodiché, nei primi anni 70 c'è il progressive, che è il rock che diventa ripetuto e più lungo. Cioè i Pink Floyd, i dischi migliori li hanno fatti negli anni 60, per dire. Ok? Nel 76 al 79 c'è l'altra rivoluzione, che è il punk, che è l'ultima rivoluzione bianca nella musica. Sì. L'altra rivoluzione sarà solo nera con il rap. Dopodiché non ci sono più state rivoluzioni. Oggi ci sono degli artisti che dicono delle cose ancora incredibili. Io li incontro tutti i giorni, dei giovani pazzeschi, ma non hanno lo spazio. Cioè, le radio mandano sempre la solita marmellata musicale che è tutta uguale. Io molte volte, per capire chi sta cantando, non faccio dei nomi, ma per non fare dei nomi, se è Emma, Elodie o Annalisa, devo fare Sound Out per dire ma chi è questa? E mi scopro che questa è la Noemi. Perché? Perché le canzoni, loro non sono più cantautrici, quindi non senti più il marchio di fabbrica, hai capito? Certo. Allora un autore scrive una canzone, poi la porta subito dalla Pausini, perché quella che vende di più gli farebbe guadagnare di più. Se la Pausini dice di no, la prende, la porta dall'Amoroso. Se l'Amoroso dice di no, la prende, alla fine, che ne so, finisce a una delle altre. Ma quella canzone è nata così, non si addice a quella persona, non riflette quella persona. Quindi tu hai da un lato la musica che è in radio o in televisione, che è tutta marmellata, gestita da manager, ma hai un underground pazzesco. A questi artisti non è permesso crescere, però il banco sta saltando. Perché? Perché alla fine io vedo, faccio delle interviste
su We Have Dream o il primo circolante Bonanza, poi li pubblico su Opti Magazine. Bene, io vedo le interazioni. Un artista emergente su Opti Magazine fa 500 condivisioni, okay, quell'articolo e quel video. Un artista importante, famoso, ne fa 120. Cioè non interessa più. Cioè la gente sta riscoprendo una roba che è essenziale, la curiosità per ciò che non conosce. Cioè, in Inghilterra, ad esempio, mi raccontava Enrico Ruggeri, mi ha fatto notare una cosa, che in Inghilterra si mettono lì e dicono: chi suona stasera? Guardano e dice: ah, questi non li conosciamo, andiamo a vederli. In Italia guardano e dicono: chi suona stasera? Questi non li conosco, questi no. Ah, questo lo conosco, andiamo a vederlo. Cioè, sei portato ad andare a vedere ciò che conosci. Ti hanno fatto perdere la curiosità per ciò che allora, non conosci. Allora ti chiedo, sono io che non riesco più a riconoscere il talento e l'arte che c'è adesso? Allora ti chiedo, non c'è poca, allora c'è, devi scavare, no, devono avere fortuna, non sono guarda, ti mando, devono essere nel guarda, posto giusto, mando, nel momento giusto. Io ho appena ripreso il premiato Circo Volante del Barone Rosso, ti mando il link della prima puntata, dove okay, c'era Petra Magoni, sua figlia Frida Bollani Magoni, che è la figlia di Petra Magoni e di Bollani, Stefano Bollani. Non vedente, strepitosa. C'era Tao, c'era gente che non conosci. C'era, certo, a parte no, Frida è importantissima perché ha cantato a Sisi Bidanga davanti al presidente del Quirinale. Poi c'erano Thea, Isotta, cioè tu dici chi sono? Ecco, io ti mando quelle tre ore. Ti mando quelle tre ore sì, e sì, tu sì, dici, mamma okay, mia, ma che bella roba, soprattutto femminile, quasi tutta femminile, certo, quasi tutta femminile. Guarda, io ho pagato duramente per aver detto che i talent hanno rovinato il mondo della danza, perché secondo me illudono i ragazzi che esistono scorciatoi, non insegnano l'importanza del sacrificio, del lavoro, mettono davanti l'apparenza alla sostanza. La ragione dei talent è puramente economica, fai spettacolo sfruttando sconosciuti che non paghi, illudendoli di dar loro il successo, e quando li hai usati purtroppo li abbandoni nei centri commerciali a firmare qualche autografo, a fare qualche selfie. E nella musica è la stessa cosa? I talent sono la distruzione della musica. Perché? Innanzitutto i talent, intanto un artista non si presenta con i pezzi che ha scritto lui, ma deve presentarci facendo cover, interpretando brani altrui. Quindi già abitui le persone al karaoke, quello è karaoke. Dopodiché cosa succede? Che questo artista improvvisamente, che ne so, si esibisce e arriva dietro le quinte Gianna Nannini che canta insieme a lui. E lui è in mezzo a luci, successo, le ragazzine che si strappano e poi improvvisamente si spengono le luci, non c'è più Gianna Nannini, come hai detto tu c'è un centro commerciale, non solo, ma il talent non privilegia il valore di un cantante ma il valore di una voce, o ancora di più l'aspetto. Se è un aspetto androgino, un po' gay, molto meglio. E perché? Perché si va verso la nuova, no, è vero, si va verso androgine, si direbbe, no? Un po' androgine, sì, questo perché? Perché devi piacere a tutti, devi sì, curiosire. Allora è l'apparire e non l'essere. Dopodiché cosa succede? Che annullamento dopo, dei generi, lanciare, giusto? Annullamento sì, dei generi. L'anno dopo tu devi lanciare i nuovi artisti. Quelli sì, vecchi hanno rotto i coglioni, sono già serviti. Perché? Perché gli artisti del talent, di questo talent, qualsiasi cosa mettono nel primo disco, vendono quelle 50-60 mila copie che fanno i soldi, dopodiché non vendono più, fuori, arrivano i nuovi, primo disco 60 mila copie, poi fuori. Allora questo è un triturare le persone, è un illudere le persone, e poi non crei talenti, ed è un disabituare alla cosa, cos'è la musica. La musica è suonare uno strumento, la musica è sacrificio. Invece loro cosa fanno? Dicono base e parte una base, non vedi neanche il gruppo che suona. Oppure, cioè tu vedi solo quelli che cantano. Red, oppure in gara cantano con l'autotune. Oh, beh, l'autotune poi è un'altra cosa.
sono andato in gara. In se la vuoi fare in un concerto perché ti serve, perché devi avere dei suoni nuovi, devi fare una cosa, non lo so, neanche, non sono mai usato. Ho lavorato con le persone che hanno usato, una donna, però non ho mai visto in gara l'autotune. No, è ma una guarda, follia. Allora, l'autotune, sono andato in uno studio di registrazione, c'era un gruppo emergente che stava cantando una canzone e usava l'autotune. La canzone era bella, io gli ho detto con lui: ma perché usi l'autotune? Ma sei intonato, non ne hai bisogno. E lui mi ha guardato dicendo, questo poverino, dice, ma perché oggi va l'autotune? Come per dire, questo anziano, hai capito, che crede ancora nel suono vero. Però alla fine con l'autotune non vai da nessuna parte, perché i suoni sono tutti uguali. La trap ormai è finita, questi artisti ormai non dicono più niente, stanno crollando. Pensa che la prima volta che io sentì l'autotune mi piacque e fu con Cher, Believe, ti ricordi Believe? Yes, Believe, yes. Di Cher. Sì. Fantastico, questo suono bellissimo, nuovo. Bellissimo, me lo fantastico. Ricordo, e lei non aveva bisogno. Non ha bisogno. No, però era un effetto sulla voce. Sì, mi ricordo, Believe, mi ricordo. Sai, guarda, siamo dopo questo parto di 2 ore fa, siamo alla conclusione della trasmissione. A questo punto io faccio ai miei ospiti una specie di questionario, è Heather's Questionnaire, il questionario di Heather. Non sono domande banali, però ho bisogno di quando ti faccio la domanda, devi dire subito, spontaneamente, la prima cosa che ti viene in mente. Ci stai? Okay. Allora, ecco, leggo. Allora, what do you most consider the most overrated virtue? Quale virtù consideri la più sopravvalutata? Ma persona o vicenda? Virtù. Apparire. L'apparenza che oggi è diventata una virtù, una volta non c'era. Una volta c'era la bellezza, che era interiore, esteriore, ma l'apparenza oggi è la più sopravvalutata virtù. Ok, which living person do you most despise? Quale persona vivente disprezzi di più? No, mi sono abituato a non disprezzare più nessuno. Non mi curo più della negatività. Ho letto un libro molto bello, I 4 accordi, penso solo alla positività. Ok, e ti quindi sei allontanato. Positività. Okay. Which historical figure do you most identify with? In quale figura storica ti identifichi di più? Oh, ragazzi, mi identifico di più. Dovrei dirti un giornalista, ma un giornalista... Musicista Jimi Hendrix. Oh, io my ho dialogato God. Con Jimi. Quello che faceva con la chitarra, straordinario. Lui e Janis Joplin. Io avevo 10 anni e mia mamma ascoltava loro e io ascoltavo loro. Adoravo Janis Joplin e Jimi Hendrix, bravissimo. Who are your heroes in real life? Chi sono i tuoi eroi nella vita vera? Gli errori che ho fatto nella vita vera sono stati dovuti a quando sono diventato molto famoso, che ho perso un po' il contatto con la realtà e ho accumulato delle cose. Poi ho capito che le cose... Eroi. Hero. Errori. No, hero. Ah, heroes. Hero, eroi. Ah, eroi. Quali eroi nella vita vera? E io so cosa stai per dire, perché prima della diretta abbiamo parlato di 2 persone. No, sto scherzando. Non lo so, no. No, eroi per me sono Vincenzo Muccioli, è un grande eroe per me. Okay. Cioè, gli eroi sono quelli che hanno creduto in ciò che hanno fatto e sono andati avanti. Very good. Eroi sono anche dei miei amici, Bonvi, è uno che ho qui dietro, che è Fausto Mesolella. Eroi sono le persone che hanno creduto in ciò che hanno fatto, anche se non sono molto famose, ma sono andati avanti. Eroe è colui che delle persone che hanno una famiglia meravigliosa, che credono nella famiglia. Eroi sono questi per me. Bravo. Allora, who is your hero of fiction? Chi è il tuo eroe nella fiction? Nella fiction da bambino, eroe. Da bambino, quando eri bambino. Da bambino l'eroe mio era Gianni Rivera, il calciatore, e devo dirti che l'ho intervistato ed è una persona meravigliosa. Ma no, fiction, lui è una persona vera, fiction, un cartone animato, un film un cartone animato eroe. No, Gianni Rivera è una grande persona, però sto dicendo magari quando eri bambino, fiction.
quando ero bambino, ah beh, quando ero bambino io avevo il Capitan Mickey, i fumetti avevo, Capitan Mickey, Tex Willer, il Grande Black, quelli erano i miei eroi, la fantasia di questi disegni in bianco e nero con delle storie incredibili. Tu sembri un personaggio di Tex. Sai che cosa? Allora, Tex Willer, ti spiego una cosa di Tex Willer. Quando io subisco un'ingiustizia o vedo che c'è un'ingiustizia, io leggo Tex Willer, perché in Tex Willer lui era per la giustizia. Yes. Cioè, lui era per i Pelle Rossa, difendeva i Pelle Rossa contro l'esercito. Io sono visceralmente innamorata degli indiani americani, perché sono i veri americani, prima di tutti. Sai, Ether, io ho ospitato un capo indiano, un capo Lakota, che noi gli chiamiamo Sioux, ma sono Lakota, nel mio programma. E lui ha manifestato un desiderio, quello di essere ricevuto dal Papa in Vaticano, perché lui ha detto il Papa va nelle tribù, ma non è mai andato... aspetta, ti vado a prenderti una foto. Sì, oh, ok, è sparito. Siamo live, Heather Parisi live da Hong Kong. Insieme a Red Ronnie, eccomi qua, da Bologna, rimetto qua. Tutto, mi rimetto le cuffie, non ti sento ancora. Allora, lui, questo capo indiano, capo Lakota, si chiama Dwayne Hollow, ha chiesto di essere ricevuto in Vaticano. Ok. Il Papa lo ha ricevuto e lui è andato in Vaticano. Questa Qual è la foto Papa? Di lui, Papa Wojtyla. Oh. No. Grande. E lui come regalo di questa cosa che io gli ho creato, perché il Papa ha visto il programma, gli hanno fatto vedere la videocassetta del programma e ha detto sì, portatelo. Come regalo mi ha invitato nel Sud Dakota alla Danza del Sole. Che bello, South Dakota, stupendo. Io ho fatto la Danza del Sole e lui mi ha ricevuto nella sua tenda come un capo indiano per fumare il calume della pace. Mi sembrava di essere un... Bellissimo. Un film bellissimo. Bellissimo. Ma sai, tutti... Allora io in questo momento sono in contatto anche con una mia amica di Ingavazzi, che è dell'UNESCO del Perù. Sono in contatto con chi è in Australia. E ciò che hanno fatto agli indigeni, ai veri detentori della saggezza, dappertutto, nel sud... Io ho conosciuto Rigoberta Menchú, quello che hanno fatto in Guatemala, agli indigeni, agli indios. È un qualcosa di incredibile. Cioè, l'uomo, l'essere umano... la mia amica Dingavazzi ha detto, pensa, le piante e le montagne hanno costruito un mondo incredibile in milioni di anni. L'essere umano in 50 anni lo sta distruggendo tutto. In quali occasioni dici bugie? On what occasion do you lie? Bugie bianche, anche, ometto, possono anche le bugie più, bianche. Più che dire bugie, ometto verità. Poi ci sono volte in cui una bugia può aiutare una persona e loro in quel caso dico una bugia. Bugia bianca, quello sarebbe, no? Sì. Bugia che non fa male. What is your greatest regret? Qual è il tuo più grande rimorso? Il mio più grande rimorso probabilmente è quello di... Prima io ti ho raccontato che sono stato abbandonato, messo in seminario, quindi io avevo un po', avevo risentimento nei confronti di mia madre, perché io piangevo tutti i giorni e lei incurante mi lasciava là. Poi dopo ho capito la vita difficile che aveva avuto mia madre. Non aveva potuto studiare, era diventata, l'hanno tolta da scuola, lei amava studiare perché era diventata, aveva avuto dei fratelli più piccoli e lei sostituiva la mamma. E quindi ha sofferto molto nella vita. E allora alla fine ho capito che mia madre di più non poteva darmi e che voleva per me quello che lei non aveva voluto, avere la possibilità di studiare. Io l'avevo la possibilità di studiare. E quindi il regret è quello di non averglielo detto in vita. Questo è il mio più grande regret. What is your idea of perfect happiness? Qual è la tua idea di perfetta felicità? Non esiste la perfetta felicità in questo mondo involuto. L'idea. Esistono momenti. Qual è la tua momenti. Idea? L'idea è quella che un giorno, quando terminerà il mio percorso terreno, troverò qualcuno dall'altra parte che mi dirà: bravo, diciamo 7 più. Ecco, non pretendo di avere 10. Se mi dà 10 vuol dire che non torno più in questo pianeta involuto, ma ho un'evoluzione, vado in un'altra dimensione. Sì. Credi nella reincarnazione?
che non c'entra niente credo, con le domande, ma parlando... So sai, che esiste. So che esiste perché... If you can understand me, perché... Didi? No, perché ho avuto dei contatti, nel senso che ci sono state delle persone che sono entrate in contatto con me dall'altra dimensione e che è innegabile che fossero loro, mi capisci? E anche tu? Sì, giuro. E allora? Senti, o vengo guarda, io a Hong Kong o vieni tu qui perché dobbiamo fare una conversazione di fronte a una telecamera vera, guarda, non a distanza. I know. Guarda, io ti giuro, siamo alla conclusione, io non ci posso credere che dopo tutti questi anni tu ed io non abbiamo fatto qualcosa insieme. Perché qui, vedi, do you understand when I say the same wavelength? Non lo dico, sbaglio, sai come lo dico in italiano? Ether. La stessa ether. Lunghezza è d'onda. Semplice. We get along. Ether. È molto semplice. Ti sto ascoltando. È molto semplice. È molto semplice. Dammi un bacio. Quello... Dammi un bacio. No, qui. Qui. Ether, dammi un bacio. Dai, voglio un bacio. Ok. Ether is very simple, è molto semplice. Sì. Quello che è successo, cioè questa cosa grave, allora ricordati, nel judo dicono questo, tu non devi controbattere l'avversario. Lascialo sfogare, con più violenza si butta verso di te, con più rotola per terra. Bene, in quello che è successo in questo periodo, nel caos totale, noi abbiamo perso tanti amici, tante persone in cui avevamo fiducia, però ci siamo ritrovati. Le persone risvegliate si stanno ritrovando tutte unendo. Guarda, ti mando un bacio, ti ringrazio e grazie. Sei in gamba, sei forte, veramente forte. Ciao. Ciao Red Ronnie e Heather per Easy Life, grazie. Ciao Red, grazie.